sindaco. Ah, sindaco De Magistris, che effetto fa superare la zona rossa del cantiere di Piemonte? Sono rimasto, devo dire, particolarmente colpito e anche sconvolto. Io in Italia non ho mai visto una militarizzazione del territorio di questa portata, addirittura che si va ben oltre le caserme tradizionali, siamo abituati a vedere col filo spinato. Il primo impatto mi ha ricordato filo spinato e mura di Betlemme quando sono andato in Palestina. Io credo che queste persone meritano tutta la solidarietà, intendo il popolo della Valsusa, perché stanno lottando in difesa della loro terra, dei loro luoghi, delle loro montagne, anzi non di loro, di tutti gli abitanti di questo mondo, perché la lotta per i beni comuni è la lotta di tutti. Io credo che questa è una opera pubblica che serve solamente a foraggiare il solito sistema delle mafie, delle corruzioni e delle grandi opere pubbliche inutili. Questo paese ha bisogno di tutt'altro, di essere messo in sicurezza e, come dice la Costituzione Repubblicana, l'articolo 9, di tutelare la terra, la natura, il paesaggio e la cultura. Quindi sono qua a testimoniare tutta la mia vicinanza e tutta la mia solidarietà alle popolazioni della Val di Susa e a tutti gli abitanti del nostro paese, ma anche al di là del nostro paese, che lottano per la giustizia, per i diritti e in difesa dei loro territori. E come sempre di più si sta allargando la fascia tra legalità e giustizia. Lo dico da magistrato e oggi da sindaco, questo veramente è un altro colpo al cuore. Qua sembra che chi lotta per i diritti, chi lotta per la Costituzione, chi lotta per la giustizia è un sovversivo e chi è deviato è normale, veramente un paese che va completamente ribaltato. Senta, da uomo delle istituzioni e da ex magistrato, qua in tanti attivisti hanno scelto di non rispettare le sanzioni comunque imposte dal Tribunale di Torino. Che cosa ne pensa, insomma, se si è fatto un'idea? Io mi faccio un'idea. Quando si lotta, ogni individuo, ogni movimento sceglie le forme con cui lottare. Quindi non spetta a me giudicare. Io credo che uno deve fare quello che sente dentro, quello che sente di fare. Io l'ho fatto sempre nella mia vita. Non ho esitato a schierarmi contro la legalità formale quando cozzava contro la giustizia. Non ho esitato a mantenere aperte le scuole di Napoli quando il governo mi diceva di chiuderle perché c'era la spending review. Non ho esitato quando Parlamento e governo continuano a dire che il trasporto dei disabili a scuola è un servizio non indispensabile e quindi il comune di Napoli, che è in predissesso, non lo potrebbe fare e l'ho fatto. Continuo a ritenere che quello che vale è il giuramento alla Costituzione Repubblicana, poi ognuno sceglie gli strumenti di lotta purché pacifici, e che io l'unica scelta di vita che mi sono sentito di fare di coerenza nella mia vita è quella del pacifismo convinto. Però oggi sono qui, non faccio distinzione tra chi ha rispettato la legalità formale e chi non l'ha fatto. Io oggi qua porto la testimonianza di un magistrato che non fa più il magistrato perché è lo Stato che l'ha fermato, di un sindaco che fa il sindaco e lo Stato più volte ha cercato di fermarmi, e a Bagnoli lo stesso governo che fa questi scempi ha commissariato Bagnoli, la città si è ribellata e si sta liberando da sola, e il paese ha bisogno di un grande movimento popolare di liberazione, è quello che penso.